Notevole la rincorsa. Grande distanza, prova Totti, potentissimo, è un gol leggendario. Totti, una delle più belle punizioni che abbia mai visto. Io chiedo anche il conforto di Bulgarelli. Anche questo è straordinario, ragazzi, ma questo è un giocatore incredibile. Tre gol su punizione al Milan tra andata e ritorno. E Totti sta caricando i suoi. Qui l'ha messa nel 7 proprio, sì. con l'esterno destro come ha fatto Roma. E Abbiati sta ancora allargando le braccia sconsolato per dire: guarda, cosa posso fare di fronte a un tiro così. Si è abbassata la barriera, quindi lui ha visto il pallone con netto ritardo, poi era... Pronto a un tiro così ci si può solamente inchinare. Io c'ero, è ce l'ho con la videocamera, sì, 8 mm. Meraviglioso. Non si potrebbe fare. Meraviglioso, so. E chi se ne importa, un sacco di cose non si possono fare, però si deve fare, lo vogliamo fare. Diamo il buongiorno a Mario Dinolfi. Buongiorno Mario. Mario. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Come va in quel di Praga, Mariuccio? Che sia un buongiorno, mi raccomando. Ritorna il capitano, ritorna. Sì, torna il capitano. Ma sei ancora a Praga o sei tornato? Fa un pacchetto dei fatti propri, no? Insomma, no, ma ammazza, neanche a trattarci così. Però. Domandare è lecito e rispondere neanche a cortesia. A trattarci così, cioè puoi dirmi clima di inimicizia. Puoi dirmi, non vi è dato di sapere. No, tanto è chiedi. Uguale, no? Poi dopo sai le indicazioni per le varie persone che ci seguono. Ma certo. Vabbè, allora è in giro. Quindi no, determinato, se no avresti detto sì. Non lo troverete comunque. Quindi no, facile. No, proprio, ho visto un sacco di foto carine su Instagram. Soprattutto facce da tram versione Praga. Ci fai condividere i tuoi video. Facce da tram numero 8 praghese. È stato un grande momento. È vero. È stato un gran momento. Che momento è stato invece quello della tua Juventus ieri pomeriggio, Mario? Tosta, sì. Partita combattuta. Ma certo, Roma Sassuolo era più divertente, insomma. Però la Juve ha fatto il suo. Beh, anche perché insomma c'era Berardi, quindi ieri era un po' più... Ah già, dimenticavo il grande complotto delle ammonizioni. Era sempre un elemento. No, quello non è complotto da ammonizione, quello è proprio un complotto da solo. Si è complottato, si è chiamato proprio. Si è complottato. Ah, Berardi si è auto-escluso per. Dalla lotta, il resto viene da sé, ma insomma, no? Ecco. Che è? Primavera di Praga, questa, la grande. Il grande Guccini. Un po' solenne, un po' troppo solenne, però molto bello. Con riferimento a Janus. Una delle foto che ho messo su Instagram è il monumento a Janus, che è un monumento commovente, bellissimo, su questo monaco professore bruciato sul rogo nel 1415 perché eretico. Fra un anno festeggeremo, celebreremo, ricorderemo i 600 anni dal martirio di Janus. E potremo dire anche noi, io c'ero. No, in qualche modo, no. Insomma. Andateci a Praga, costa poco Praga. Sì, molto poco. Alberghino da 50 euro, volo da 50 euro. A spiazzalo, a Piazza San Vinceslao, bruciato. Quella era Jan Palak, diciamo. Quella era Jan Palak. No, ma che stai a dire, Mario? Mario, ma che stai a dire? Sta perdendo la testa, Mario, ti faccio la cronaca. Dall'altra parte del vetro. Sta perdendo la testa. Mirko agita le braccia, adesso si agita sulla tastiera e scriverà qualcosa. Comunque dice, ti dice... Jan Palak si è immolato durante la primavera di Praga a Piazza San Vincenzo. Ma aspetta, e che ti ricordo. La primavera di Praga, cantata da Guccini, invece di dire Jan Palak, dice Janus per ricordare Janus, che è il riferimento. Praghese ha uno stesso morto, diciamo, a rogo, ovviamente. Mirko stava scrivendo sette cose, però ha cancellato tutto, ha perso la voglia. Ha perso la voglia. Quasi quasi lo farei entrare in diretta. Sì, potessimo reggere la regia per farti rispondere, caro Mario. Però vabbè, è tutto molto bello questo live che stiamo vivendo qui da studio. Detto ciò. Dunque, detto questo, dai. Da Praga che se mangia bene, se beve meglio, le donne più belle del mondo, diciamo che. Posto migliore non c'è, ecco, diciamo. La più bella ce l'avevi accanto, però Dai, quello no? Sempre quello tutti noi che siamo sposati abbiamo sempre la migliore accanto, ecco. dopodiché abbiamo gli occhi vuole. Per guardare, certo, cioè. Certo, ci mancherebbe, sarebbe un peccato non farlo, ci sono stati dati apposta, quindi anche insomma. Grasselli immagino, ecco, perché devi chiamare in mezzo, ma vabbè. Comunque dicevamo, questa Juventus che ne fa però 4 una praghese se gli capita, comunque allora, questa allora, Juventus allora, questa allora. Juventus che ne fa 4 al Sassuolo, dai, parliamo di calcio. Vogliamo commentare un 4-0, abbiamo dominato, vinto. Ma se vuoi ti richiamiamo quando perdi. Due parole per il Tevez, perché insomma questo ragazzo è veramente straordinario. Ha fatto l'inserimento che ha fatto Tevez nella Juve senza mai creare un problema, dato per testa matta, testa calda, che si inserisce così bene, fa 10 gol nella prima
stagione alla Juventus, diventa terminale offensivo e trascinatore. Se andate a vedere la media voto è pazzesca, non c'è mai una prestazione negativa ai Tevez, ci mette sempre tutto in ogni partita e in più ha questo cos'è, diciamo così, di giocatore del popolo, con la maglia dedicata spesso a un quartiere povero di Buenos Aires. Chi non è andato a Buenos Aires secondo me perde molto della vita, insomma andare a Buenos Aires vi racconta la bellezza, per chi ama il calcio, secondo me è assoluta, della, diciamo, dei bambini che giocano per strada ancora, insomma è un po' in Italia anni 50 a Buenos Aires, e dal punto di vista calcistico per chi ama il Boca Juniors, cioè la prima squadra di Tevez che vinse il mondiale per club, quello che si sta giocando, anche allora si chiama l'Intercontinentale, proprio 10 anni fa con la maglia del Boca, e ieri tra l'altro ha twittato Carlitos che quella è stata la gioia calcistica più bella della sua vita, insomma, questo personaggio molto particolare, ce lo davano come una testa matta, invece non ho mai visto un personaggio calcistico così rigoroso. Ma secondo me, guarda, uno che vuole andare via da Manchester perché è una città brutta e non si trova, nonostante i tanti soldi che prende, tutto è tranne che matto, cioè ci può stare che dopo tre anni però ha fatto dei comportamenti, insomma, che oggettivamente venivano raccontati come uno ingestibile, invece ha dimostrato a 29 anni, perché non è vecchissimo, una disciplina, una capacità di adattarsi a un ambiente come quello torinese, dove insomma la disciplina è tosta, cioè, super giocatore, sicuramente super giocatore. Ti aspettavi qualcosa in più in Champions League dal punto di vista numerico? Hai fatto bene a ricordare 10 gol e anche in partite, sono strane anche gol da del calcio, insomma rimangono grandissimi giocatori pure se succede segnano in campionato. No, infatti quello nulla lo toglie, però dico tu personalmente ti aspettavi che potesse essere maggiormente decisivo, non so, magari in alcune partite, perché in campionato tu hai detto bene 10 gol, ma a parte ieri ne ha fatti 3, ma molto spesso ha fatto gol da 3 punti, ha aperto le partite, insomma è uno che non fa solo tanti gol, fa quelli decisivi, insomma, nei la momenti Juve importanti ha in campionato. Complessivamente girato male in Champions. Secondo me per una bella coincidenza del destino che ci vuole in Europa League, ci vuole finalisti allo Juventus Stadium in Europa League. E lo ripeto, ho detto anche prima che succedesse il casino di Istanbul, la Juve è a suo agio più in Europa League che in una Champions, oggettivamente è sotto le prime 6-7 squadre d'Europa che sono inavvicinabili, ma non per altro, perché la potenza economica che esprimono è devastante, insomma la Juve non ce l'ha, la Juve ha fatto attacco con 9 milioni di euro, ha ceduto Madri per 12-13, non mi ricordo, so, ci ha guadagnato, ci ha spizzato pure 3 milioni di euro per farci l'attacco. Se hai questo tipo di impostazione economica non vince la Champions, insomma, inevitabilmente, cioè se compri Bale a 100 milioni e lo affianchi a Cristiano Ronaldo c'è una possibilità in più, ecco, però il girone con Galatasaray e Copenaghen no è andata male, okay, però per carità, io è andata male, ovviamente è andata male. Detto questo, io lo ripeto, lo scrivevo anche mentre c'era il girone, io mi auguravo una qualificazione all'Europa League per vincerla. Il Chelsea l'anno scorso ha fatto questo percorso con noi, pure lui fece un girone che doveva vincere, invece arrivò terzo, andò in Europa League e vinse l'Europa League. Secondo me per la Juve questa è una benedizione, peraltro anche dal punto di vista economico e dell'immagine, perché uscire agli ottavi, perché magari pescavi subito il Barcellona, subito il Bayern, subito il PSG, che sono tre squadre oggettivamente superiori alla Juve, mettiamoci il Real che non lo potevi pescare perché era lo stesso girone, ecco, le quattro squadre sono semifinalista senza neanche discutere, e sto togliendo di mezzo le inglesi, Arsenal, Manchester, cioè, tutte queste realtà che sono realtà ormai che vengono coltivate in petrodollari, la Juve non la può neanche avvicinare, è oggettivo, insomma, per cui sono continuo ad essere convinto che il calcio abbia una sua razionalità molto precisa, e la Juve da questo punto di vista sta bene a farsi l'Europa League e credo con tutte le possibilità di vincerla, sarebbe un ottimo diciamo trionfo anche per tutto il calcio italiano, che vince la Coppa da un'era geologica, quindi sarebbe bene, insomma, 3 anni non è, che riprendesse questa emozione. C'è qualcuno che temi in particolare nei sorteggi che poi ci saranno oggi a mezzogiorno, Mario, per quanto riguarda più la cattiva possibile? Spero l'ottavo di finale, spero il Benfica, piacerebbe una bella, insomma, dare subito la scossa all'ambiente e capire che si fa sul serio, perché la Juve se poi ce l'ha tutte a portata, quindi meglio si partire con la più difficile, sarebbe secondo me subito una scarica d'adrenalina per far sì che sia chiaro l'obiettivo, insomma io può a questo punto competere su tre fronti per vincere il campionato, secondo me ha già vinto, francamente, cioè non vedo proprio neanche lontanamente nessuna capacità di avvicinare questa squadra oggettivamente superiore. La Coppa Italia è una questione di motivazioni, perché anche lì se volesse, insomma,
la Juve non deve arrivare scarica agli ultimi appuntamenti, spesso le succede, l'Europa League si gioca la finale in casa, cioè quando risuccede, insomma, sono delle condizioni che ti danno la possibilità di fare un'annata straordinaria, e la ricorderemo un'annata così, e come se dovessero completarsi questi progetti, insomma. Sì, mi piace questo spirito con basta il campionato quale... Europa League, peraltro, cioè, non è che mo, insomma, bisogna per forza metterci il portaombrelli, se viene pure il portaombrelli, per carità. Il tripletino, quindi, il campionato è andato, l'Europa League ha portata, la Coppa Italia poi è un mezzo terno all'otto, perché è una formula talmente strana che... Ma più che altro c'è il problema delle motivazioni, tu hai fatto una stagione, sei caricato, hai vinto il campionato, magari sei carico perché devi andarti a giocare la finale Europa League e quella è una priorità. Ti fai la semifinale con l'Inter, che non so come capiteranno gli incroci, no? Guardando dovrebbe anche essere... il tabellone, ma succede. Cioè, Roma ai quarti, se la Roma batte la Samp, insomma, e poi o forse la Lazio, non so chi c'è, però vabbè, sì. Comunque, quello che è, insomma, evidentemente lì puoi sbagliare la partita, può succedere, ma ripeto, per assenza di motivazione, la Juve in Italia non ha rivali, io penso su questo non si possa neanche discutere più, insomma, io... più la vedo, cioè 8 partite consecutive e 0 gol subiti, è una cosa impressionante, cioè una prova di forza sta dando sta squadra di solidità, e oltretutto in una condizione psicologica non facile, giocare ieri era, la squadra era oggettivamente debole, il Sassuolo, però la Juve buona, non ha ancora fatto andare, quello che ha fatto la Roma, però buona, nel senso, tu dici, quando ne parli giustamente sei l'ho juventino. L'ho questa cosa, noi facciamo la serie delle vittorie consecutive per vincere lo scudetto, è una cosa diversa. Non per mettere un record. No, per carità, quello per cui lo fate sicuramente, però visto che ne stavi parlando, nel senso che ci ha fatto la Juve, è troppo fa, ha fatto una cosa straordinaria, ti dico, guarda, è vero, è una cosa straordinaria, sto facendo... un gol è una cosa pazzesca. Sì, una cosa sì, pazzesca. Sì, anche farne 10 subendo uno solo è pazzesca, mi sembra, poi non lo so, Mario, magari invece 8-0... Alla fine il risultato, ripeto... No, ma per dire, quello abbiamo già detto che è campione d'Italia, però... Non si conta vincere le prime 10 partite e non vince lo scudetto, questo voglio dire. Ma non è che ha vinto solo le prime 10, ha vinto ancora con la Fiorentina, non è che ha vinto le prime 10. Allora, ma non è che si sta parlando lo scudetto, però siccome tu hai detto, hai citato il fatto, diciamo, la Juventus, secondo me mi pare chiaro che in Italia è la più forte, come se da quello che si vede sul campo sia la più forte. Secondo me per quello, ripeto, da osservatore, quello che si è visto sul campo non è la più forte fino a questo momento. Non è la più forte. Al momento no. No. Cioè è la più forte squadra del campionato e l'avrebbe dimostrato da qui a... Però per le prime... No, non è il complotto. Secondo me non è la squadra che ha fatto vedere il miglior calcio. Ma questa è un'opinione però, Non è che pretendo avere ragione assolutamente. Poi vai in Europa e appunto fai senza quelle protezioni, chiamiamole così, quei recinti che ci sono in Italia, e beh, fare quelle figure di melma. Esce la misura. Con il campo che non si poteva giocare, che è agghiacciante, che però tu dovevi pareggiare, quindi è anche più facile perché, insomma, chi mi insegna che ha messo piede. Ma io non gioca mai per calcio, pareggiare, non ha, infatti non fa un perso, pensa. No, però Mario, davanti, quando sei su un campo di patate, il problema è per chi deve fare gol. Infatti l'ha sbagliata a non fare catenaccione agli ultimi 10 minuti. Ammazza quanto l'ha fatto. Ma come ne ha fatto? Ha fatto un catenaccione, ammazza Mario. Hanno fatto tutti due tiri in porta al Galatasaray, uno con Drogba, ma l'altro, il gol di Snyder, si è inventato Drogba, pallone lungo, spizzata di testa, è gol straordinario. La Juve non doveva farsi trovare, diciamo. Ma la Juve è la Juve, ma cioè Bonucci, Chiellini e Barzagli, splendida difesa. Ma vogliamo parlare di tre fenomeni? Senza Pirlo, un centrocampo con Pogba, straordinario centrocampista, ma non certo un regista. Vidal e Marchisio è un grandissimo centrocampo. Comunque incompleto, se metti che sulle fasce ci sono gente come Lichtsteiner e Asamoah, che sono, ripeto, ottimi giocatori. Ma anche in Italia, cioè, ripeto, Lichtsteiner, Maicon, quantomeno se la battono. Strootman con, non lo so, con un Pogba che ancora è acerbo, ovviamente Pogba arriva, ma anche Strootman arriva, sono tutte e due un po' piccoli, ma se la gioca senza Pirlo, con Llorente che è un ottimo colpitore di testa, è il migliore d'Europa, ma insomma come piedi siamo lì, con Tevez che in Champions League non ne ha azzeccata una, che fosse una, manco una. I miei volentieri, queste 10 che non azzeccano mai le tengo. Sai qual è la cosa buona invece? Che va, bisogna fare complimenti, e io non me l'aspettavo, un super Buffon. Super Buffon in questa parte della stagione. Buffon è che la squadra gli fa arrivare pochi palloni in porta, questa è la verità. Ma ha fatto super parare. Guarda che con l'Udinese Mario non era mica facile, 1-0 quella. Ieri si è sdraiato a dormire. Ieri, ma con l'Udinese guarda che è tanta roba quello che ti fa Buffon,
1-0 il gol di Llorente, no, mai messo in dubbio on fire. Buffon, però so, io penso che la capacità di Juve di far arrivare pochi palloni in particolare sul tiro da lontano, che non esiste, per esempio, una cosa su cui Buffon qualche volta andava in crisi, e anche dagli esterni ne arrivano pochi, la Juve protegge gli esterni nella fase difensiva in maniera clamorosa. Io sono convinto che la Juve vinca su questa protezione che ha della fascia esterna del campo in fase difensiva e sugli inserimenti dei centrocampisti, in particolare di Vidal nella fase offensiva, dove è oggettivamente straordinario nel creare spazi. Cioè non ho visto ancora una squadra in Italia riuscire ad avere questi meccanismi di gioco con questa continuità. Ho visto fiammate della Roma, devo dire oggettivamente bellissime, quando Gervinho gira, ma sono fiammate, sono quei 10, 12 minuti, 15 minuti, la Juve ha una continuità sui 95 minuti della partita che è impressionante. Beh, la Roma ha una continuità fino a questo momento in difesa che è impressionante, Mario, se mi permetti. Mai più di un gol subito e peraltro in sole 5 circostanze. La costanza difensiva della Roma non è seconda a nessuno in Europa. Quindi tu dici la protezione delle costanti su tutta l'area del campo, la fase difensiva, la fase offensiva. Juve attacca con estrema determinazione, ha un controllo palla, una percentuale di controllo palla che, insomma, dovete verificarla, ampiamente sopra siamo il 55%. Là. Siamo là, 59-58 era fino a settimana scorsa, l'avevamo commentata insieme. Ma soprattutto una determinazione nei 95 minuti che mi ha sempre impressionato, cioè vincere le partite al 92esimo e non molla mai, ed è una delle caratteristiche. Il fatto che non abbia mollato neanche psicologicamente dopo la mazzata turca, diciamo, non avevo dubbi, io di solito fa così, quando arriva il momento negativo lo usa come trampolino per dare subito una randellata. Vabbè, guardate sempre i risultati post sconfitta europea come sono, insomma, sono sempre molto molto roboanti anche nei numeri, insomma, per cui questa è una caratteristica che ai ragazzi va riconosciuta, la capacità di reagire da uomini e non da mammolette. Vabbè, pronostico per questa sera, dai. Ah, non lo so, insomma, io tendo sempre a pensare che il Milan sia talmente in basso che debba proprio statisticamente risalire, per cui se Balotelli gira oggi può essere tosta, insomma, per la Roma. Non credo che ci sia difficoltà a immaginare un Milan vincente stasera. Ovviamente bisogna verificare la capacità di Totti di stare in campo i 90 minuti, con quale qualità, con quale forza atletica. Non credo potrà tenere tutta la partita, per no. esempio. No. E non so se sia intelligente farlo partire dall'inizio. Un'altra cosa che secondo me la gestione di Garcia, esaltato Garcia, da Bergamo in poi è stata abbastanza problematica. Insomma, non mi è piaciuta la formazione di Bergamo, non mi convince l'idea di schierare la Mulito Totti al primo minuto oggi. Bergamo è Roma Fiorentina, non lo so. Operazione un po' superstiziosa, diciamo così. Ecco, per cui però. Non sono preoccupato dagli inseguitori, quindi avvenga quello che deve avvenire. Più che altro volevo dire quanto è stata brutta Napoli-Inter, questa cosa non l'ho letta da nessuna parte. Veramente brutte quelle due squadre, non so che ne pensate, ma io visto la partita ho detto: ma non possono giocare così. Ma l'abbiamo viste molto errori, sbilanciate, buone doti in attacco, ma difese terribili. Ma pure il centrocampo, la fase iniziale, cioè, 15 minuti di Damburello, Renzo, orrendo. Cioè, un aggettivo che abbiamo mancato. Cioè. Non. È un aggettivo che abbiamo mancato, ma siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo. La nostra disamina è più o meno la stessa. Brutta, proprio errori da. L'Inter la poteva vincere. Questa era la sensazione, che l'Inter ieri, nella giornata di ieri, fosse più forte. Però se gli attaccanti ti sbagliano quei gol, e poi in difesa Ranocchia, cioè basta che la difesa butta la palla lontano, e Ranocchia fa corse con Higuain e perde sempre, soprattutto dopo che riesce a pareggiare. Il primo gol con Nagatomo che fa l'assist a Higuain, ma non ci rendiamo conto, è una cosa orrenda, che è brutto, brutto. Rilancio di Nagatomo in piena area di rigore, ma non lo so, brutto. Cose proprio da campetto di periferia, insomma, no, mi è sembrata una bruttissima partita di calcio, insomma, sì. 4-2, 6 gol, per carità, delle emozioni, però non da punto di vista calcistico, veramente scadente lo spettacolo. Sì, no? Sì. Quindi viva la Juve, viva l'ottima performance della Roma di quest'anno, secondo me viva la Fiorentina, che ricordiamo, ha fatto altri tre rotondi. Sì. Al Bologna, e Montella continua a essere il mio allenatore preferito e offre un bellissimo calcio, lì possiamo dire che si offre un bel calcio, gioca veramente bene, e vediamo il Milan quando è che risale, ma dovrebbe risalire, mi sembra il momento, e fatevi fare anche un omaggio al Toro che torna al settimo posto, è vero. I nostri rivali del derby, insomma, dopo tanti anni di fatica torna con quella che era di solito la posizione media del Torino. Il Torino negli ultimi 25 anni
aveva la posizione media del settimo posto, adesso sì, finalmente torna, diciamo, nel rango che gli compete, grazie a un lavorone fatto da Ventura, perché anche lì non è che ci sono i fenomeni. Pensa che coi tre punti in più del derby andava a 25, stava adesso. Pensa un po'. Che doveva avere tre punti in più nel derby, doveva addirittura vincere questo derby. Cioè, che doveva succedere? Dai, ti do fastidio, ti do fastidio, su, che sennò poi cala il divertimento. No, obiettivamente, poteva avere anche qualcosa di più, però poteva anche qualcosa di meno verso noi, quindi alla fine, tutto sommato, si bilancia purtroppo a sfavore nostro, a favore della Juventus e il Torino, però ha quel che merita. I vostri cugini, vogliamo, invece, a Lazio, diciamo, finalmente non mettono in discussione Petrovic, ci dovrebbero fare un monumento a Petkovic, altro che. Insomma, ieri i fischi sono arrivati, sonori anche, perché non è che con una vittoria si stempera questo momento. Capito, la Lazio non vinceva dal 27 ottobre, Mario. E senza Klose continuava a non vincere, perdonami. Ma che volete dalla Lazio? Ma che io niente, a me che mi frega, però è normale che i tifosi possano, no? Ma infatti, cosa? Ma il tifoso non fischia la squadra, ma che deve fare la Lazio, secondo voi? Deve comprare qualcuno che sappia giocare a pallone, secondo il tifoso, no? No, ma si critica la dirigenza, questo è molto Con quello che c'è in mano ha fatto, facendo miracoli l'anno scorso e quest'anno, per carità. Klose fa tutta la differenza del mondo, comunque, proprio tutta la ovviamente differenza. Klose è un grandissimo giocatore, però insomma, ripeto, mettere in discussione un allenatore che ti porta a Lazio in Europa League la prima stagione e comunque adesso è ottavo, insomma, è una cosa senza senso. Ovviamente Petkovic, a quanto ho capito, ha l'interesse di andare a allenare la Svizzera, però non so se si sta creando ennesimo... C'è amarezza, poi, per carità, è anche Hitzfeld, un grande tecnico, è andato da quelle parti, però che tristezza. Cioè. Ma il Franco Svizzero è bello pesante, ricordiamo. È quello. Capito, è quello. Allora potevano trovare un posto in banca. È normale, è mercato, insomma. Vabbè, vai. Il mercato funziona così, se ti pagano più sei contento. Un po' di amarezza ci rimane, ma alla fine... Poi la vita passa, così. Però. E comunque che hai fatto? CT dalla Svizzera, potevi andare in giro? Ho capito, vabbè. Magari hai fatto il mondiale, però CT dalla Lazio a giocare nei campi di patate. Beh, in effetti però non è che mai se convinto, ne va, non è che mai se convinto, c'ha ragione mai lui stavolta. Io vado a giocare al mondiale con Brasile, che brutto, no, mai convinto. Non è che mai se convinto. Ne va dal City che sta vincendo e sta risalendo e dice prova in Svizzera. Poi CT dalla Lazio fa ride, sì, ragazzi, no, insomma, mai convinto. C'ha anche ragione. Mario, noi siamo ai saluti, ci troveremo domani nel suo Cisofonare, intanto buona giornata. Un bacio. Ciao.